Qual è la più grande forza che determina la qualità della tua vita? Tra tutti i doni che la natura ti ha dato, qual è quello che da solo ha il potere di cambiare ogni situazione intorno a te, di trasformare il modo in cui vivi? Tutti possiedono questa forza che è unica e individuale e che può cambiare il corso di ogni vita a prescindere da ciò che accada intorno alle persone. La risposta è il potere di decidere, la forza di scegliere. Non sono i condizionamenti esterni che determinano la fortuna di una persona. Sono soprattutto le decisioni che danno forma a quello che a molti piace chiamare destino. Fermati a riflettere per qualche istante sulla tua vita, alle decisioni che ti hanno portato ad essere la persona che sei. Pensa a due o tre decisioni che ritieni significative, che hai preso nel corso degli anni, e immagina per un istante a cosa sarebbe accaduto se avessi preso una decisione diversa. Sicuramente avresti avuto una vita diversa, forse una vita anche migliore, o forse peggiore, chi può dirlo. Ma una cosa è certa, sarebbe stata diversa. E a prescindere dalle valutazioni che puoi fare in questo momento, desidero farti comprendere in cosa consiste il potere delle decisioni. La tua vita è cambiata a seguito di ogni specifica scelta, sia in positivo che in negativo. Sono le decisioni che hai preso ad averla disegnata. Pensaci, anche una sola piccola decisione a volte può avere effetti colossali. Decidi di iscriverti ad un corso che è vicino ad un posto che non frequenti e che forse, in circostanze diverse, non avresti mai frequentato? E quindi ci vai. E proprio lì, proprio in quel periodo, incontri la persona che diventerà l'amore della tua vita. O magari incontri una persona che ti ispira, che ti suggerisce l'idea di farti intraprendere una professione diversa da quella che avevi sempre pensato e che tutto sommato non ti soddisfaceva più di tanto. E da allora ti dedichi completamente a quel nuovo interesse. Le ispirazioni, le influenze, le coincidenze capitano tutti i giorni, ma sei tu che decidi quando è il momento di farle diventare ciò che vuoi. Al di là delle situazioni esterne, puoi sempre decidere dove concentrare la tua attenzione. Che significato attribuire agli eventi e quali azioni compiere nel tempo che hai a disposizione. Queste tre scelte, queste tre decisioni, controllano completamente la vita di ogni essere umano e determinano il modo in cui vivi, come impieghi il tuo tempo, come spendi i tuoi soldi, ciò che fai o che non fai, cosa e come mangi, a cosa aspiri, le persone che frequenti e quelle che attrai intorno a te. Insomma, sei tu che attraverso le decisioni plasmi la tua mente, il tuo corpo e la tua realtà. Tutto ciò fa sì che le decisioni equivalgono al destino. Se vuoi una vita diversa, se sei in cerca di nuove esperienze,
devi prendere nuove decisioni. Non ti soddisfano la tua carriera o i tuoi risultati? Cambia. Non ami il tuo corpo? Cambia. Le tue relazioni? Cambia. In qualunque situazione tu sia, e ripeto, qualunque, anche quella che ti sembra irrimediabile o addirittura in certi momenti tragica, hai sempre almeno una decisione da prendere tra due possibili scelte: accettare con rassegnazione la situazione in cui vivi o assumerti la responsabilità di tentare di cambiarla. Tutto cambia quando cambi il modo di usare la tua mente, di considerare te e le tue decisioni. È così che attirerai le persone che ti soddisfano di più, che migliorerai il tuo corpo e il tuo benessere. Otterrai i risultati che desideri. In molti casi guarirai o supererai delle difficoltà e soprattutto costruirai la tua vita. Mi rendo conto che non è facile, che non è facile da accettare, ma se lo fai, ci sono tre passaggi che devi compiere per sfruttare il potere delle decisioni. La premessa è che ogni cosa parte da una decisione che riguarda te, e una vera decisione è quando escludi ogni altra possibilità, prendi un impegno e agisci andando incontro al tuo obiettivo. La prima cosa da fare è quello che chiamo svelare il segreto. Il segreto è diventare sempre più consapevole della tua capacità di decidere, ed è quello che stai facendo ascoltando me in questo momento. Perché quando decidi in maniera inconsapevole o non decidi affatto, ottieni risultati deludenti oppure lasci che qualcun altro decida per te. Cogli ogni occasione ti capita per decidere. Le decisioni equivalgono alla libertà. La seconda cosa da fare è risolvere il dilemma. Quando vuoi prendere una decisione, ma non riesci a sbloccare la scelta perché le motivazioni che hai sembrano perfettamente in equilibrio tra loro, ti serve un metodo per gestire il caos dei tuoi pensieri. Ed ecco per te quello che ho chiamato modello elastico. Consiste nel valutare i pro e i contro, ma esclusivamente in termini positivi, il che li rende più facilmente confrontabili e si attua rispondendo a due semplici domande. Prima, cosa mi trattiene? Seconda, cosa mi attira? In questo modo metterai i pensieri in ordine e le cose in prospettiva, traendone una serie di suggerimenti utili per valutare meglio e finalmente prendere una decisione. La terza cosa da fare è lanciarsi a capofitto. Una volta oltrepassato il confine tra dubbio e decisione, la cosa migliore è concentrarsi il più possibile sul da farsi e agire come se non ci fosse mai stata un'alternativa. Altrimenti sarebbe come non aver preso una decisione. Inoltre, solo così puoi, dopo un po' di tempo, apprezzare le conseguenze della decisione e valutarle in modo da ritrovarti al punto di dover prendere una nuova decisione, che è ciò che funziona meglio invece di fare come spesso accade, purtroppo, di rivalutare le vecchie decisioni quasi all'infinito. La mia esperienza mi insegna che ci sono alcune decisioni che contano più di altre e che molto spesso vengono invece lasciate al caso. Lo so come funziona, me lo raccontano molte persone in sessioni private e molti miei studenti. Quando acquisisci una maggiore consapevolezza delle decisioni, puoi realizzare davvero grandi cose. La domanda ora è: come si fa a prendere le decisioni giuste? La risposta migliore che posso darti è che la qualità delle tue decisioni migliorerà in modo direttamente proporzionale alla quantità delle tue conoscenze. Non sbagliare un colpo, che sembrano avere tutto sotto controllo e sapere sempre cosa fare, e che in realtà sanno qualcosa più degli altri. Usano strategie e metodi diversi dalle altre persone. Certamente c'è
l'atteggiamento giusto, certamente c'è l'impegno, ma soprattutto c'è la preparazione necessaria. Niente può garantirti di farcela, ma questo è sicuramente l'approccio più costruttivo. Il tuo destino dipende principalmente dalle azioni che intraprendi, e le azioni giuste ti porteranno vicino alla meta, quelle sbagliate lontano dalla meta, o alla meglio ti faranno restare dove sei. Bisogna decidere di prepararsi e di acquisire conoscenze che ti faranno scegliere di fare le cose giuste. Tu cosa deciderai di fare? Di acquisirle o di non acquisirle? Decidi di imparare ciò che serve, di migliorarti o no? Quando decidi di imparare, quando cerchi il modo di migliorare, lo farai. Per aiutarti, ecco l'esercizio che ho pensato per te questa volta. Prendi un foglio bianco o il tuo quaderno e scrivi di getto tutto quello che ti viene in mente per rispondere alle seguenti due domande. Cosa posso decidere di fare immediatamente per migliorare? E cosa posso decidere di smettere di fare immediatamente per migliorare? Ecco un'altra cosa che può servirti. Vai sul sito internet ilcambiamente.it e scarica gratuitamente quello che io ho chiamato il modello elastico, che ti sarà utile per risolvere un dilemma e superare il passaggio tra dubbio e decisione, e di cui ti ho parlato anche prima. Per ora sappi che se cambi le tue decisioni, cambi la tua mente. Se cambi la tua mente, cambi ogni aspetto della tua vita. È nel momento delle decisioni che dai forma alla tua storia, che plasmi il tuo destino. Questi suggerimenti possono rappresentare i primi passi verso una maggiore consapevolezza, e certamente l'argomento merita un approfondimento ulteriore che potrei farti fare durante una sessione di coaching o durante uno dei miei corsi. Per finire, ti rinnovo l'invito a visitare il sito internet ilcambiamente.it e a scaricare le risorse gratuite relative anche a questa puntata. Inoltre, seguimi su Facebook e Twitter e restiamo in contatto per scoprire ancora di più e continuare il tuo percorso di crescita personale per cambiare la tua mente.